Oggi voglio parlare con voi della semimaschera della 3M4255 Plus. Chi mi segue sa già che io uso una 4251 Plus per andare in giro e per proteggermi soprattutto dalle VOC. Mi trovo relativamente bene, con questa riesce a funzionare abbastanza bene, solo che sono passati più di 6 mesi e quindi inizia a saturarsi e ho deciso di sostituirla. Ho notato che era disponibile quest'altra versione, che sono molto simili se le mettiamo a confronto, sono praticamente uguali, solo che questa ha una protezione FFP2 A1 per le sostanze acide, questa ha una A2 per le sostanze acide e una FFP3. Quindi ho deciso di prendere quest'altra, la 4255 Plus, perché pensavo di avere così una maggiore protezione e quindi che funzionasse meglio di quella che già avevo. E invece no, questa è stata una profonda delusione per me, perché praticamente non protegge nulla. Mi aspettavo una maggiore resistenza nel respirare perché è un FFP3, ma praticamente faticosissimo da respirare, e messa nelle stesse condizioni della 4251 invece, questa mi proteggeva, questa non mi ha protetto per niente, era come non averla. Ora, spero che mi sia capitato un modello difettoso, che non sia così per tutte, ma devo dire che non la comprerò più perché mi ha deluso, non mi ha protetto come dovrebbe, anche se la uso in maniera un po' particolare, però con questa mi trovo decisamente meglio. A parte le due caratteristiche che vi ho detto di protezione teoricamente maggiore che dovrebbe avere la 4255 Plus, l'unica altra differenza sostanziale è che costa un paio di euro di più. Se no, comunque la forma è la stessa, i filtri sono disposti nella stessa maniera, così come anche gli agganci. Sono sostanzialmente uguali, doveva solamente proteggere di più rispetto a quella che già ho, e quindi la 4251 Plus. Purtroppo non è stato così, sono profondamente delusa. Ve l'ho voluto dire, casomai state decidendo di acquistarlo anche voi. Fatemi sapere se anche voi avete comprato entrambe le maschere e con quale vi trovate meglio. Io tornerò alla mia 4251 Plus, che con 6 mesi di vita funziona meglio di quella nuova. Sopra sulle info trovate il mio vecchio video sulla 4251 Plus, dove ci sono le caratteristiche complete, che sono identiche tutte e due le maschere. Per i link di acquisto, se li volete prendere direttamente, ve li metto sotto in descrizione. Ricordatevi di iscrivervi e ci vediamo alla prossima, ciao!